Ion de Acunescu, invece, anche lui critico letterario, scrittore a 360 gradi, traduttore e autore di tantissimi libri, addirittura una cinquantina, è un autore che seguiamo da molto tempo con grande attenzione, è presidente dell'Accademia Internazionale di Letteratura Mihai Eminescu, in Romania naturalmente, e dirige l'omonimo festival. La sua evoluzione poetica è stata molto, molto intensa. I suoi versi sono apparentemente opposti rispetto a quelli di Valeriu Stancu, perché quanto quelli di Valeriu sono intrisi di simbolismo, tanto i suoi sono apparentemente molto diretti, molto semplici. E il tema più ricorrente per lui è un desiderio di salvezza che non viene mai completamente risolto dalla poesia ed è, bisogna dire, sempre più appare impossibile da raggiungere man mano che la sua evoluzione poetica si approfondisce con il corso del tempo. Quindi l'essere umano in quanto essere metafisico è assolutamente al centro della sua poesia, la sfera interiore domina in assoluto, ma anche nel rapporto con l'altro, un altro sempre estremamente indefinito, astratto, che ci permette di definire a sua volta noi stessi, ma che non è mai compreso veramente fino in fondo e quindi tutto rimane un po' irrisolto in questa poesia. A volte, ogni giorno avrei voluto parlarti di noi, ma non so come spiegarti. A volte una vita non è abbastanza.